Maurizio Sepici and Mario Petroni. Amore. Awarded by Dr. Raffaele Cooley. A round of applause there for the crew of Tommy One. Io volevo ringraziare questi due straordinari piloti che hanno reso onore al nostro paese, al nostro sport e soprattutto hai onorato la città di Fiumicino che merita questo importantissimo riconoscimento. Quindi siamo orgogliosi di essere qui oggi, siamo orgogliosi che la motonautica è ritornata ad altissimo livello qui a Fiumicino e siamo sicuri che non sarà l'ultima volta. Ma soprattutto un grazie a tutti voi che col vostro calore, col vostro entusiasmo, la vostra passione avete reso questo evento ancora più straordinario. Grazie di cuore. Fiumicino si è svolta la premiazione di Maurizio Schepici e Mario Petroni che a bordo del Tommy One hanno stabilito il record mondiale offshore nella tratta Fiumicino-Civitavecchia-Civitavecchia-Fiumicino. Abbiamo voluto ascoltare da loro il racconto di questa meravigliosa impresa. Eccoci qua insieme a Maurizio Schepici e Mario Petroni che hanno da qualche giorno raggiunto un record importantissimo, che è quello della navigata in offshore da Fiumicino a Civitavecchia, da Civitavecchia a Fiumicino in 37 minuti. E volevamo sapere da loro se ci racconta, è un traguardo importante, un'impresa difficilissima immagino. È un'impresa, non difficilissima. Abbiamo trovato un po' di mare poco formato sulla tratta da Fregene Santa Marinella verso Civitavecchia. Inizialmente abbiamo messo i rapporti perché le previsioni meteo dicevano che il mare doveva essere piatto, quindi davano 5-10 cm di onda. Quindi siamo scesi giù con rapporti lunghi ed eliche lunghe. E avevamo difficoltà sulla planata, comunque una volta planati siamo andati via come il vento, perché comunque fare un Fiumicino Civitavecchia, Fiumicino 37 minuti è veramente un grandissimo tempo. Mario, la prima volta che mi trovo a correre con Mario Petroni, pilota di tutto rispetto, che ha corso in tutte le categorie che esistono, sin da subito è nata una buonissima sintonia. Io ho detto a Mario: tienimi la virata molto larga, in modo che abbiamo dato la possibilità all'imbarcazione di non sedersi, visto che avevamo poi con i rapporti lunghi e eliche lunghe sicuramente avremmo avuto delle difficoltà a planare. Io sono molto soddisfatto e penso anche l'amico Mario Petroni, che lascio la parola a lui. Allora, innanzitutto voglio dire che è stata una bellissima esperienza. Io avevo corso poche volte con i monocarena, io sono più diciamo specializzato nell'iscat, nei catamarani. E pensavo che era una cosa un po' più semplice, invece mi sono accorto che fare un record con queste determinate condizioni meteo non è stata una cosa facile. Non lo nego che ho sofferto tanto. Maurizio deve avere un problema al braccio perché rimane molto, molto più sull'accelerato che non sulla difensiva, però diciamo, è stata una bella esperienza. Mario, correvamo a casa mia, quindi dovevo per forza tenere giù la mano. No, ma nessuno dice il contrario, però magari su alcuni punti la mia schiena avrebbe preferito una, però è stata una bellissima esperienza, lo ringrazio, è stato un onore per me correre con lui e soprattutto un piacere perché è stata una bellissima esperienza. Io so che tu anche vivi a Fiumicino, sì, quindi questo risultato ha un ulteriore valore aggiunto. Sì, sono nato a Messina, vivo a Fiumicino dal 97-98, mi sono adottato a Fiumicino e sono molto contento di aver aggiunto questo traguardo proprio qui a casa mia, ci tenevo tantissimo. Non ti nascondo che avendo la finestra aperta di 3 giorni, perché se andava male scendevo già questa mattina, anche se c'era un metro d'onda, gli dicevo: Mario, mettiti quello che vuoi, ma dobbiamo scendere in acqua. È importante, ci è venuto a trovare l'amico Reale, porto un ringraziamento ai nostri sponsor. E cosa devo dire, Mario? Io spero di fare un'altra impresa e di migliorare. Sarà molto difficile, però si può migliorare.
Con mare calmo sicuramente, con mare così non credo, o almeno non con me vicino. Non sto scherzando. Visto che non siete nuovi a queste imprese, immaginiamo abbiate intenzione di bissare, di replicare. Quali sono i vostri progetti futuri, imprese future? Ci abbiamo un altro record lì da migliorare, un record già esistente, che è la Messina-Volcano Messina, un tratto di mare circa di 75 miglia nautiche. Lì dobbiamo trottare, perché già è un record stabilito sempre dal Tommy One, di 51 minuti. E sempre con l'amico Mario Petroni e collega andrò a cercare di tentare di migliorare questo record. Sei pronto? Io sì. Ok, grazie infinite. E come si dice credo in marineria, buon vento. Buon vento. Buon vento. Nello show dice un altro nome, allora pure la balena. Ah, ok. Grazie. Allora, bocca al lupo.